E ben ritrovati su Mashcat Gaming. Esatto, non si vede, vabbè, Pinky. Troverò il modo di far vedere anche Pinky. Ma sono qua con Pichu e White in cuffia. E ciao Toki! White in cuffia, ok. Ti sei in cuffia, perché ti si sente in cuffia. Io devo fare anche le cose su Genshin, perché c'è il nuovo evento a tema musicale in cui dobbiamo suonare. È bello lungo, perché eh, mi divento, lo so, infatti oggi mi dedicherò praticamente solo a quello, anche perché il resto l'ho fatto. Dovevi portarti avanti, secondo me. No, ma che volevo iniziare, andare avanti, tanto poi continuerò, anche perché farò streamani probabilmente, e anche giovedì, quindi farò un sacco di live questa settimana. Ok, sento meno tossicchiare, perché è una cosa buona. E non mi chieda perché sto buildando Kaeya, mi ha preso il mappa. No, Kaeya in realtà è forte, cioè, è un ottimo personaggio, infatti lo build, cioè ce l'ho all'80. E mentre vi faccio vedere che ho portato un altro personaggio all'80, altri due, e altri che ho fatto livellare, che praticamente sono... Vai, non morirmi, ti prego. Ti prego, non morire. Mi dà più soddisfazione di catching, va bene così. Sì, no, in certi casi è molto più utile di catching. Kaeya, se poi si mette, guardi gli artefatti. Sì, anzi, subitissimo, ne mette qua. Guardate come si vede bene, Pichu, come si vedo bene io. Ignorando che tipo la mia Aloy è tipo Ganyu 2.0. Beh, non ha livelli, però allora non li ho ancora portati su strada gli attuali. Dopo secoli ho preso la coppa physical damage bonus. Oh, anzi, è subito, visto che ci sono. Ne voglio un'altra per Rosalinda. Però ora preferisco Kaeya. No, perché ho preso il mio team. Vabbè, si è aperto il mio team. Allora, nel mentre faccio vedere che ho portato altri personaggi altri. Tipo, nel mentre ho portato. Allora, Kaeya all'80. Lei devo portare al 90, vabbè, lei è all'80. Lui sto a portare anche Amber all'80, Kretching al 70, mi manca un coso per portarla dopo a scenderla all'80. No? Razor è al 70, mi manca quindi Fisher che adesso è solo al 61 e poi Sara e Aloy. Quindi dai, sono quasi sul punto di portarli tutti all'80, che è il mio obiettivo primario. Comunque, adesso andiamo a stalkerarti Kaeya. Allora, ho tipo una spira all'occhio, ma tipo... non posso grattarmi, quindi mi gratto la ciglia. Cioè, mi tocco la ciglia che mi aiuta. Oh, figa, vabbè. La Black Sword. Tanta roba. Allora, quindi è... ho fatto due pezzi della Kivarry. Allora, ok. Aspetta, prima guardo un attimo le generali. Vediamo come sono. Buono crit rate e buono anche il crit damage. E anche buono, diciamo, l'energy recharge. Vediamo gli artefatti. E va finita, lo voglio completamente fisico. Allora, il fatto è che Kaeya fisico non credo che eccella, cioè non è così eccelso come si possa pensare. No. È molto molto più forte col cryo damage. E con la burst. Ciao, no. Lucky Luke! Benvenuto! Non tantissimo, sfit. Tanto tanto forte. Guarda le statistiche dei suoi talenti, guarda i moltiplicatori degli auto A. Sì, no, allora, dipende da come... Vai, ok, non morirmi. Allora, sì, la sua... l'auto attack sono forti. Oh sì, sì, ho visto che io fare 11k ogni singolo caricato. Fisica è rotto da far schifo. Allora, dipende da come lo buildi. Perché, allora... anche col Cryo, cioè col Cryo, è molto più forte. A parte che c'è C2, che tipo lo voglio tantissimo. Ok. Può essere molto utile anche in caso fatto Nobles. Ma la lingua in italiano ancora non la fanno? No, purtroppo no. Ma io non. Io, a me non piace, cioè non la voglio in italiano. No, almeno a me mi interessano i testi in italiano. Cioè. I testi okay. Sì, ma doppiati bene. I testi. Però i testi tradotti. Anche se lo tengono in inglese e giapponese, a me piace come allora, è fatto il doppiaggio. Le parole dei personaggi devono rimanere in giapponese. I nomi degli oggetti devono rimanere in inglese. Cambia solo i testi dei dialoghi. Ma basta che traducano quelle cose lì, eh. E i talenti. Fine. I talenti non serve. Sono meglio in inglese. Non si capiscono meglio perché non li riescono a tradurre bene. Ok.
Sì, ovvio, solo i test. Infatti a me piacerebbe i test, c'è la storia. Fine. È l'unica cosa che può essere tradotta. Che va bene. Comunque, allora, partiamo. Non è male, ma non è neanche fantastica. Nel senso, ha Def, HP ed Elemental Mastery. Elemental Mastery ci sta. Def, HP, nah. Quindi già lì un po' unni. Questa è buona. No, in realtà fa abbastanza delle substate che fanno cazzo. Abbastanza. Davvero tanto, purtroppo. Ok, qua invece è... Dai, allora, sembra già iniziare un buono. Dipende da cosa ti punta su. Se ti punta attacco e crit damage va bene, altrimenti nah. Questa a cambiare. La piuma. Ecco, se qua ti potenza crit damage ed elemental mastery, bene o male ci può stare. Meglio crit damage, però per il resto serve un po'... Gna. La corona va cambiata tanto. E da tanto se l'ho trovato una physical mi accontento. Sì, lo so, ecco, dopo ti fermi e ne trovi 200. Poi non ti servono. Questo dai, ci sta anche, però visto che ha già potenziato un po' di elemental mastery HP, vedendo i danni. E non crit damage attacco, quindi anche qua dipende da cosa ti scala. Però sicuramente va cambiato, cioè non va fatto così. Te lo dico già. Però se vuoi farlo fisico, allora prova a farlo due Chivalry, due Tail. Le build di LOL sono più semplici. Sì, beh. Sì, dai, sono anche più facili da fare. Su LOL è molto più facile. Però, allora, se proprio vuoi farlo fisico, passo da PC e ci sono. Oh, ottimo! Oggi giocherò quasi solo ed esclusivamente a Genshin. Non passo a LOL. Io sono su LOL se volete. Vero, c'è White che è su LOL, quindi se volete giocare, giocate pure. Io devo andare a fare un po' di eventi. White, ti prego, non mi morire. Fatti un bel teccare. Comunque dai, ci caramelline. Anche quelle. Quindi quello. Allora, se lo vuoi fare proprio fisico, dove devo... Dov'è il tizio? Oh cielo, cos'è? Lo chef. Dove sta sto tizio? Sulla nave. Dimmi che qua sulla nave. Ok, non è quello. Scegliati però diventare rotto. Allora. Salve. Si sì, voglio arrivare il prima possibile all'evento. Disprezza la gente che respira aria. No. Beh, abbastanza. E mentre lo state chiedendo, sto mangiando un budino al pistacchio. Cioè, sto finendo l'ultimo boccone. E con dentro le amarene. Buono. Fatto l'altra sera. Io disprezzo chi respira. No. Lui apprezza solo Regina Elisabetta. E Zhongli è itto, perché ormai è diventato il nuovo daddy di tutti i giocatori di Genshin. Mm-hmm. E non vedo l'ora che esca, spero che ci sia anche Goru, così vado una volta sola. Cioè, nel senso, molto probabilmente non mi esce Utao, perché ho meno di 10 conservati. Sì, non riesco a prendere primo jump. Tra l'altro, una cosa, io ho un Wish azzurro, se non ricordo male. Due! E uno di questi sicuramente è un 4 stelle. It è un demone, mi prendo Xiao solo per ucciderlo. Ma no! Gli Oni non sono veramente demoni. Ok, io finalmente mi arriva il 4 stelle. Mosfi, ti prego, posso bannare temporaneamente? Toki ha detto che devi uccidere It, ti prego. No! Cioè, io ho trovato la Debel. Quanto sono sfortunata. Ma tu puoi, Mosfi, noi no. Ma quanto sono sfortunata. E finalmente faccio un pull da 10. Allora, voglio fare un pull da 10 per l'arco. Perché voglio l'arco. Voglio anche la memory of task. Ma voglio l'arco. Quindi non ti prego, fammelo ballare. È orribile. No. No, dai. Per 5 secondi. Lo tengo muto. No. No, io spero che qua mi esca un 4 stelle figo. Non è tra Rosalinda. Sì, sì, è a C5. C5, Noè. Sì, sì, fai così. Un altro diventi rotta da far schifo. Non ti sto buildando per il nulla. Che bello. È una Noel 5 stelle. Cioè, serve Death oppure a un... Certo. Guarda che qua si... Opa. Io sto andando... Okay, dai, faccio un altro pull da 10.
l'ultimo pull da 10 che faccio sull'armi, la ulti fa schifo. Ma no, dai! Ti prende a legnate come se... Io non sto facendo nulla. Oddio. Mi va benissimo anche la Memory of Dust per Ningguan. Sinceramente. Mi va benissimo anche la Memory of Dust. Non mi piacevano entrambe, quindi... Ma sì, lo sai che il tuo 5 stelle ha impedito il bagno di Toki, vero? Come? No, il time out di Toki per 10 secondi. Ma perché? Io lo stavo time mutando. Ma no! Sì. No! Ito è il daddy di tutti, non lo si può toccare. Se osate toccarmi Ito siete veramente... Vai! Tu sai che la mia lingua diventerà rotta? Dovrà essere rotta la mia lingua. Lo sai, vero? La prossima volta che ci vediamo ti rubo il computer. No, scherzi. No, perché? Ok, boh, fine dei miei shop. No, non è vero che fa schifo. Ito è fighissimo, a me piace un sacco. Lo voglio tanto. Tanto caruccio. Non hai mai scritto che fa schifo, vero? Non l'ha mai scritto. Non l'ha mai scritto. Dai. Non l'ho abbandonato, io solo cancellato il messaggio. Io un Solar Pearl. Quanto è bella la memoria da lingua, dai. Ti picchio, Ito fa schifo. Oh, dai. Non si possono mettere come non regola del canale, non si parla male di Ito, per favore. Dai, ognuno può dire no, va bene, dai. Tutto tranne Ito. Ti devo buildare. Io adesso ho una... Aspetta, e chi è che posso dare il Solar Pearl? Perché adesso? Allora. Chi? Ma è lo Skyward Atlas. Vero. Non ho altra gente che usa... C'ho Barbara, do Barbara. Solar. Cioè, allora. Dallo, no. Potrei darlo a Mona. Yanfei. Yanfei ha il Dodoko. Il Dodoko fa schifo come arma, secondo me. Ma invece fa malissimo. La mia Yanfei tira 22k di charged. Senza niente. Tira 30k di vapor e 36 di melt. Così. E non so chi do il Solar. Io ho un botto, a parte con un botto e mezzo di cosi. Allora, chi altri mi mancano di personaggi che hanno i libri? Ma sì, perché stranamente così tante motivazioni per bannare Toki? No, dai, evitiamo. Dai, non voglio cacciare uno dei due, mi voglio bene entrambi. No, non lo voglio bannare. Momentaneamente. Dico no, 10 secondi. Dai. No, se lo fai ti brucio, vedi tu. No, dai, evitiamo di essere cattivi. Questo posto no. Io non sto essendo cattivo, sto essendo giocoso, Toki. Ti ho solo cancellato i messaggi per scherzo. Non ti ho mai fatto uno scherzo, uno. Da quando sono mod. Io sono tanto felice di aver ottenuto la mia Memory of Dust. Guild of Light, con calma potenzierò anche la fine. Toki è cattivo, io non gli ho mai fatto uno scherzo, gliene faccio uno a queste reazioni. E dai, che ci spaventa. Allora, no, Ito non è. Io ho eliminato i messaggi, non l'ho mica sospeso. Ok. Però, allora, Ito a me piace. Mi piace un sacco, in realtà più che altro esteticamente. Ito. Poi come lo userò, sì. Sto per dire una cosa che dovete clippare. Ito è più fregno di Ezreal. Basta. Detto da White è un compito. White non mi vuoi dire però. Ok, no, ma seriamente è arrivato ora un altro Geo, avrei preferito una Polearm Hydro. Allora, ma il Polearm Hydro arriverà sicuramente. Ma tu sai quanti pochi personaggi... No, infatti. Cioè, ci sono 5 personaggi. 6 credo adesso siano. Cioè, c'è Ningguan, Zhongli, Albedo, Noel. E basta. Arriverà Goru e... Ito. E Ito. E praticamente sono tutte le armi. Cioè, un personaggio per arma. Fine. Perché c'è una lancia, un arco, un catalyst, una spada, una claymore. Due claymore. No, quali? No, due claymore, è vero, e un arco.
Oh. per me si sta benissimo. È vero che... Ciao, Shine Sephiroth! Ma benvenuto! Seth. Ciao, Sef! Viene da Era! Un bacio! Sì! Era, che bello! Comunque, ok, ma non un cretino Claymore, mettete un altro con la spada che nessuno si calcola col deficiente di albedo. Allora, albedo dovrà uscire la retta. Allora, tipo, prima ti metti a dire che albedo è un pip, l'ho fatto sotto def, poi ti metti a dire guarda che è un pirla albedo. Che problemi hai, Toki? Ucciditi! Ha problemi. No vabbè dai, è un po' confuso. Albedo è forte, sì infatti, cioè è molto forte. Quindi in realtà sono tutti belli. Poi lancia lancia di fare poké. Io non se lo calcola nessuno, no, in realtà tanti lo vogliono. Per mettere una coppiata o con Ningguang o con Zhongli o con chiunque. Con Zhongli, perché è un sacco fatto molto giusto. Però, esatto. Toki, calcola una cosa. Tu le costi 2-3 live fa, ci continuavi a sfracassare le palle perché dicevi che Albedo è forte se lo fai con Death. Esatto. E no, adesso è forte ma non lo pulla nessuno. No, Albedo fa schifo perché nessuno lo calcola. Adesso è perché nessuno lo sa usare, è vero, effettivamente Albedo non è facilissimo da usare, però è molto forte. E sono anche, cioè, anch'io lo dico che è forte. Se mi mostri ho ragione che non ha tanto senso sta cosa. No, infatti. A posto, rieccomi, ma buonasera, Nati Luke, ben ritornato. Scusate, c'è White che sta bellamente morendo questi giorni. E spero che non muoia veramente. Prendi i suoi cretini. Allora, lo so che è forte, nessuno lo pulla però. È che tipo l'ultimo pull che è stato a inizio anno. Cioè, è stato a gennaio, sono addirittura a dicembre. Cioè, nella 1.2. Cioè, è questo il problema di quella cosa. È uscita ancora all'inizio quando c'erano pochi giocatori. Ed effettivamente all'inizio, Albedo, quando è uscito, non era ancora uscito Zhongli, se non ricordo male. O era appena uscito Zhongli. Non è che nessuno lo pullava. È che non sapevo con chi metterlo, perché l'unico altro personaggio geo era Ningguang, che però non è che stava a lei con Zhongli, e con Noel. Il vero problema è che non stava tanto bene. In quel momento non era un momento, cioè era un meta, cioè una parte del gioco, in cui le persone non gliene fregava nulla dei support, in poche parole. Esatto. Cioè pensavano ai DPS, per questo non nessuno l'ha pullato. Adesso che sono usciti uno sfragasso e mezzo di DPS, la gente con le support. In una rerun sarà molto probabilmente tanto quanto quella maledetta di ban. Allora, aspetta, allora. Dopo domenica mi hai fatto simpatia unica e ti ho voluto seguire. Ma grazie! Oddio, è vero, ho appena anche visto che hai fatto il follow. Oddio, l'ho appena notato. Comunque, grazie mille anche del follow. L'ho appena visto, sono... Ciao, sono fuori di testa, ho appena finito di lavorare. Comunque, ok. Io finisco di lavorare e vado a fare live. La piccola vita che faccio io. E poi, aspetta, cos'è? Ciao Luke, ben tornato. Anche tu. L'hanno pullato tipo 100 persone. Uè, come va? Per me non userei DPS White, non ho mai visto un video dove qualcuno prefarma o vuole Albedo. Allora, il problema è che Albedo è uscito nella 1.2 o nella 1.1, quando è uscito la Skyward, la montagna di neve. Quindi era un periodo in cui Skyward Shrine, esatto. Intanto andiamo a farla. White, ma tu non sei anche da Eravel? Ogni tanto sì. Ogni tanto sì, però sono principalmente da Mosfi. Ok. Oddio, aspetta che devo tornare sui tasti. E mi arrivano, ok. Mentre sto comunque iniziando. Ma date un po' di vita a sta canzone, perché così la velocità è terribile. Posso chiamarti Kat? Ma certo, volentieri. Nessun problema. Puoi chiamarla anche Mossy se vuoi. Sì, ormai ho 200 nomi. Kaname. Dai, ci sta. Ma telefono sto evento è molto più semplice. Sì. Siamo un pianista adesso. Comunque si è appena... Perché adesso è lentissimo più che altro. Adesso devi poi una rottura di scatola infinita. Mosso, facciamo un gioco. Se tanto gente pulla il velo nella run, buildo Ambar. DPS.
Ok, un attimo che adesso torno a finire l'evento, che se no perdo i punti e ho voglia di un po' di Primogem. Io che li ho persi nell'ultimo evento. Sto indietro con tutti i lavori che devo fare, soprattutto per Halloween. Non riesco a mettermi a disegnare. Ah, ok. Build Amber DPS, se non la pulla nessuno, lei non può usare Eura per 3 live. Che dice? Va bene. Accetto. Io adoro i gatti, quindi avere una streamer cat è bellissimo. Grazie. Aspetta, è andata nella versione più prima. Scusatemi, fatemela fare un filino più veloce, perché sennò così mi addormento. Un filino. Non tanto, almeno farla un filino. Ma è carino per bambini, più praticamente. A me diverte. Si fa. Va bene. Anche perché adesso Albedo è già utilizzato anche. Allora, ripeto, comunque torniamo al discorso di prima. Allora, all'epoca la gente raramente prefarmava per i personaggi, perché uscivano, non sapevano come si buildassero, venivano buildati in quattro momenti, anche perché non erano tanti a essere alti come Adventure Rank, quindi gli artefatti quelli fighi non ce li aveva quasi nessuno. Cioè, iniziavi a fermarli credo in quel momento. E c'era anche meno gente disposta anche a... a stare dietro al gioco. Esatto, cioè non era ancora diventato quello che era. Adesso esce un nuovo personaggio, oh mio Dio! C'è gente che ha iniziato adesso, oh mio Dio, voglio quel personaggio perché è figo. Cioè, hai Zhongli, devi avere Albedo. Fine. Devi avere Albedo. Arrivo più o meno, però è comunque uno dei personaggi che viene usato. Di solito alle rerun vengono molti rivildati, a meno che non è la terza rerun come con Child, che la gente si è un po' rotta ai Zebedei. A doverlo rigiocare praticamente. Non tanto a rigiocarlo, ma di doverlo ripullare, perché ormai ce l'hanno. E a meno che non lo vuoi, ci sei, non lo diciamo rifai. Ok. Tanto un Viri disse in 90 che non so a chi dare. Child deve morire. Ma no, dai, è forte anche lui. Parlami un po' del tuo Genshin. Aspetta, adesso arrivo. A proposito, tra quanto va via? A R che fai? Allora, vado via per la Renan di Child. Davvero? Non lo sapevo, fantastico. In realtà secondo me l'hanno forzata. Oddio. Ok. Allora, sono R56 intanto. Quindi gioco da gennaio praticamente. Oddio. Sto sbagliando metà dei tasti. E vabbè, normalmente cerco di farmi i vari eventi. Sto con calma portando tutti i personaggi che ho all'80. Per dopo in futuro sperare di riuscire a portarli tutti al 90. Però è un'impresa. Vai, poverino. Vai, poverino. Ok. Poi ultimamente, vabbè, gioco a parte che gioco quasi sempre live. È raro che giochi, cioè gioco fuori per farmi le daily e qualche altra cosa. Ma normalmente gli eventi gioco quasi interamente in live. No White, perché la gente cercava un arco per Child e allora hanno creato la Paul Star. Tutti si sono rotti di Child. Sì. Più o meno. Sì, no, io gli do ragione in questo momento a Toki. Sì, è vero. Perché c'è hanno un po' esagerato con Chai del maledetto Amumu che si suicida. Ok, ogni tanto tra l'altro lo dico, gioco a LOL. Con il povero White che adesso è in una condizione... Ok. Non l'hanno pullato quasi nessuno, pochissima gente. Ha avuto più pull la Homa che il Banner di Child. Sì. Ma è, no, cioè, erano... prevedibile, sinceramente era molto prevedibile. Cioè, io il banner di Child non mi viene neanche la voglia di pullarci. Cioè, ok. Io non ho Child. Io la prima l'ho fatto. Oddio, io ho fatto la seconda per prima.
Io per va principio bene. Non voglio Child per quello che hanno fatto. No, vabbè. Io me lo sono schivato due volte. Questa volta fuori Pity l'ho preso. Se lo pullo, non lo pullo. Allora, io l'ho beccato per cioè, non lo volevo, l'ho beccato per puro caso. In realtà, quando non stavo pensando tanto quali personaggi avere, quali no, cose varie. Mi è venuto fuori e ho detto, vabbè, figo, sì, ci sta, è un altro Hydro. Che sfortuna. Però non è male, cioè, non è brutto. Io lo sto adorando in certi team, perché è velocissimo, mi piace un sacco il suo sistema di... No, la cosa più divertente è... Aoe satisfying. Il satisfying Aoe damage è tipo l'unica cosa per cui prenderei Child. Il satisfying Aoe damage aveva 50%, dai, l'hai assicurato, hai l'assicurato, quello sì. Io non sto buildando e non sto adesso pullando per Child perché voglio assicurato, perché ha detto che l'ha preso fuori Pity. Esatto. Infatti non ha la sicurezza, in effetti, quello. E vero. Io se non... mi sa che vado a vedere Venom. Oddio, ok, sto guardando la... Vai e... Io ho visto il primo. Questo, il secondo non l'ho visto. Ok. Honestly. Io non ho visto né il primo e non penso che non guarderò neanche il secondo. Perché stasera vado avanti con La Casa di Carta. Dopo, no, calma, cercare di finirla. No, Sindri, sì, modalità fa schifo. Grazie, guarda. Allora avete visto Squid Game? Devo finirlo. Io sto facendo schifo in sta cosa qua. È lentissimo, non riesco a starci dietro. No, infatti. Però è carino Squid Game. Il primo molto carino, il secondo devo vederlo. Oh. Non lo so, Venom non mi ha mai ispirato più di tanto. In realtà c'è diversi film, un po' che non vado al cinema, a parte quello. E non mi sta neanche facendo impazzire da dire beh quasi quasi vado a vederlo o meno. Boh, non lo so. Sta interessando. Ho visto invece un altro film che vorrei andare a vedere. So che non mi ricordo. Quindi questo. Ok, io ho visto Squid Game. Io ho visto Squid Game prima che diventasse così famoso, immagino. Io no. E pure io. Allora non spoilerò. No, infatti. Io ho visto le prime tre puntate. Zitto, maledizione. Manca credo le ultime tre. Non so quante sono. Mi fa male stare live perché parlando mi viene ancora più mal di gola. Infatti, però lo faccio per voi. No, ma stai tranquillo, cioè. No, è perché mi sento in colpa perché non riesco a fare il canale per Halloween. Ma tranquillo, non è un problema. Mi mancherebbe uno spunto per finirlo. Ma tranquillo, non è un problema. Mi ci devo mettere a fare. Dai. Le dico una cosa, il vecchio è quel tipo di Apple Pen. Come quel tipo di Apple Pen? Vabbè. Io tanto non lo vedrò. Come la mela nel gestione della mia compagna. Vabbè. No, ok, io tanto so che... So già chi è che sopravviverà alla fine. Lo capisci alla fine del secondo episodio chi sopravvive. La mela nel cestino non è quello. Un attimo, fisco la... Mi dica la mela nel cestino. Io sono sensibilizzato. Okay. Quello vestito di giallo. Questo è uno spoiler, tanto non so chi è vestito di giallo. Io non nemmeno io, anche se non c'è Genshin. Ah, vai. Una mia compagna... No, cerca di non dover... cerca di... Una mia compagna mi ha detto... La mela nel cestino. Il giorno dopo mi ha spiegato cosa significava. Cosa voleva dire. Voi non lo volete sapere. Ok, va bene. Comunque fisco qua e dopo ti aggiungo alla lista di amici se Shine. Chiamalo okay. Sephiroth. Ti chiamerò Sephiroth l'angelo con un'ala. No, veramente. È il boss e il personaggio più figo di Final Fantasy, tipo. Final Fantasy 7 era bello solo per Sephiroth e ti fa. Per quanto Claude è anche carino, io adoro Sephiroth.
Sephiroth Lancillotto. Ho sbagliato. E il mio personaggio preferito. Figo, ma figo. 58. Grazie di noi, Jeff. Sephiroth è il più bravo di noi. Altro non so se sei arrivato prima quando ho fatto il pull e ho trovato la memory of touch. Ho trovato l'arma di lingua di un po' di catalisi che non so a chi dare. La saga preferita ho finito è Final Fantasy 7 quasi 40 volte. Visto che un signore è arrivato al 60, che trauma. Non ho brava. Allora. Complimenti comunque. No beh, quello sì, ma arrivati una volta che trattato arrivi a 60, l'esperienza si tramuta in mora. Tipo in quella cosa che serve a tutti. Indistintamente. Ma andiamo da Kriching. Andiamo da Kriching. Allora aspetta, nel mentre vado a prendere. Prendimi il suo. Ok. Vieni qui. Perché non me lo copia? Ok. Perché mi ha preso il... Come? Perché non mi ha messo il 4 alla fine? Anzi, hai una ball molto carina. Facciamo tra un po' il team only ball. Io attualmente tengo quasi 10 milioni di mora. Tengo per Utao. Mostri, ma se facessi un pullino. No, l'ho già fatto. Pulcino? Li ho già fatti tutti i pullini che potevo fare. Basta. Quelli che rimangono mi servono per provare ad avere il 50 e 50 su Utao. No, perché c'è cascata, tesoro. Ok. In che server sei? Ok. Non so nulla, pensavo fosse in Asia. Un child C1, ma non mi interessa, a parte col 50-50 e non mi interessa avere child C1, voglio piuttosto provare a avere Utao, e se non trovo Utao mi viene fuori Jin o Diluc, sono felice. Lei 5, figo. Dov'è? Dov'è il punto dove dobbiamo suonare? Dov'è che adesso? Che adesso io sembro rincoglionita a cercare questo punto. No, devo andare in su. Devo andare in su. Io voglio Gagno, anche io voglio Utao. Sì, voglio Utao. Purtroppo non giocavo, cioè, tipo, ho saltato il mese di Genshin quando è uscita Utao. È stato quel mese che ho saltato, tipo è uscito Utao e un altro personaggio praticamente. E ho saltato quel periodo. Lo è rotta. Ho preso Kokomi per il freeze dei 4 blitz. Lo è rotta. Sì, no, Gagno è rotta. Tanto rotta. Anche la mia Gagno è rotta. Anche se può essere ancora più rotta in futuro. Riuscirò a farla diventare molto rotta in futuro. Per Gagno ho tutto. Sì, in effetti sì. Tocchi ha già prefarmato tutto per Gagno. E una fame terribile. Non vado a prendermi le patatine. Potato chip. Io non ho pullato Kokomi. Ok, se tornassi a vedere dopo. La mia Gagno avrà circa 53 di crit rate. Ok. E 300 di crit rate. Forse anche 73 di crit rate, sì, è vero. La mia può migliorare ancora. Okay. Arrivare dall'altra parte. No. Vito con sta notte lunga. Ho
fatta malissimo. Va bene. Facciamo la versione Ale, che è quella che mi dà, mi aiuta un po' di più. Dai. Sì, ho capito, Paimon. A me pare. Allora, 57 crit con il freeze. Voglio il Black Leaf. L'ho pullata come support per Ganyu. E un healer fortissimo. Però adesso lo fai DPS. Non si sa perché. Loki pulla un support. È DPS, secondo e lui. E dopo diventa DPS. Te l'ho detto, ecco perché poca gente aveva pullato per Albedo. Perché la gente vuole DPS, non vuole support. Sì, cioè non vuole support 5 stelle più che altro. Secondo me support 5 stelle sono i personaggi più rotti. Cioè meglio di Ball, Kokomi. Cioè non Kokomi, Zhongli, Support. Sì. Cioè, ricordo che comunque anche Ganyu è considerato un support e non un DPS. Ma è anche support. Beh, Zhongli può essere anche support e anche healer. Cioè può essere tutto. Zhongli è stato concepito come sub DPS support. Perché la sua unica fonte di danno alla fine è la ulti. È un support sub DPS. E può fare anche il DPS perché i suoi danni ce li ha con la ulti. Ma anche con gli attacchi normali se lo fai decente. Ricordiamo il bellissimo Zhongli di Yun. Sì, ma che tira non so quanti danni fatto Pyro. Pyro, un'altra cosa ancora. Ha fatto Pyro. Adesso Carlo con Cosco. Con. Io prenderei Oik Pike come support. No, ho sbagliato il gioco. Sì. Però dai, poi sarebbe figlio support. Allora, i support 5 stelle devono bruciare. Kokomi la lascerò con HP. Zhongli è il kit da DPS. Aspetta, un attimo, arrivo subito allora. No, non io è da DPS. Zhongli può fare anche il DPS. No, sì, può fare anche adesso. Allora. Io ho Ganyu versione Wanderer, per Ganyu ho arco tutto per le ascensioni attivate e di merda tocca 70k, a me manca solo Lavos Bow. Se io devo allora io prendo ok, io uso Hamayun. White, un attimo, cerca di tenerti qualcosa di caldo da bere e tienti ancora umida possibile, così ti dà fame, non fa fastidio parlare. E Zhongli è il kit da DPS, sai cosa vuoi dire, White? Però il Crescent è R5, RF come A, R5 come arco. Allora, io ho Ganyu, devo rifarmi la Wonder. Non è un kit da DPS, tanto vale che la sua C6 non è da DPS. Nessuna delle sue costellazioni esatto. È da DPS. Secondo te perché la sua prima costellazione che aumenta un pilastro? È per fare il support con le risonanze con gli elementi Geo. Maledizione, Toki. Sei una cosa. Allora, calmo, White. Allora. Oddio. Questo è quando Toki mi fa arrabbiare. Ma. Vai, calmo. Cioè, allora, Zhongli può essere usato sia come. Ma non è fatto da DPS principalmente, maledizione, Toki. Se tu non vuoi fare DPS, io non ti dico migliori, nulla. Io non ti dico nulla se vuoi fare Zhongli DPS, maledetto. Ma se tu mi dici che è stato concepito come DPS, io ti picchio. No, non è concepito quello come DPS. Infatti risulta meglio come un support. Io ho questa mentalità su Genshin. Tu il personaggio lo buildi come vuoi. Però il personaggio è fatto in un modo, è stato costruito in un modo e concepito in un modo. Tu devi ammettere che è stato concepito in un modo. Io lo so che Kokomi DPS è snaturata, ma io comunque la sto facendo DPS. Però non puoi dire che Zhongli è stato concepito come DPS. Grazie. E chiudo l'argomento. Circa. Più o meno. Allora, comunque, ritorniamo un attimo al coso di. Occhio. Vai, no, davvero, cerca la telefono di non parlare tanto perché stai morendo brutalmente, ti spacca la gola. Comunque torniamo un attimo e soccorriamo un attimo gli animi con i messaggi. Allora, ciao, vengo da te adesso. Dai, sono quasi. Ok, allora comunque White, chi DPS vuol dire che la migliore classe per lui è DPS, ma la C6 sarebbe poterlo lasciare da solo in campo.
24% rate, 280 crit damage, ma ho tutto 7 cryo e la uso con doppio cryo. Ok, sì, è come tipo la mia Ganyu. Ok, nemmeno ti faccio vedere, allora, anche la mia Ganyu. Veramente Gokomi è con HP, ma non è DPS, come DPS... Io sto per picchiare ma, ma non è DPS, come DPS andrebbe attacco più che altro. Vabbè, il kit di Gokomi è healer, sì, perché si cura da solo. No, in realtà, no, non è che si cura da solo. Praticamente, allora, a parte che questo è l'arco che adesso ha Ganyu, ok? Le sue statistiche di Ganyu è che devo potenziargli un filino, le cose, a 11,2. Dico una cosa, mi sta morendo la cosa, ma dico una cosa. Toki, ti ho appena spiegato. Prova ad avere questo ragionamento. Tu il personaggio lo puoi buildare come cavolo vuoi. Lo puoi buildare. Puoi buildare di look support. Una cosa snaturata, ma se sai che tu normalmente di look è un DPS e tu vuoi fare support, io non ti dico nulla. Però quando io ti dico ma lo sai che di look è DPS e tu dici no è support, non va bene. E quando io ti dico guarda che zombie è support e tu dici no è DPS, non è giusto il tuo ragionamento. È stato concepito come un support, è un support. Lo vuoi fare DPS, va bene, perché fa i suoi danni, ma non mi dire che è DPS. Stessa cosa con Gokomi. Io l'ho fatta DPS con HP, cioè è una sottospecie di ibrido fra DPS e maledettissimo support, perché io la devo usare come support per Gokomi, per Utao, ma comunque la voglio healer, che con dei danni nella ulti, e quindi l'ho fatta semi DPS. Tu non mi vai a dire che Gokomi DPS va fatto in un modo, va fatto in un altro. Io ti ho detto Gokomi DPS l'ho fatta in un modo, perché so che fa fatta in quel modo, perché nel mio specifico caso giova di più farla in quel modo. Quindi per la cortesia, per la mia gola, Toki, prova a ragionare 10 secondi prima di scrivere. Grazie. Ma comunque sì, io ti ho aggiunto, ti ho mandato la richiesta di amicizia, in teoria. Sono come Mospi, non come Marshcat, cosa vai. Io ho la Yula in come personaggio. E fatto, ottimo. E io vado a dire guarda il cheat. Allora, ti spiego che ti tiro uno schiaffo. Io non sto per piccare, io lo banno seriamente. Wait, un attimo, sta che ci faccio una live. Un attimo. Io ci sto male, riposati. In Toki. Ecco. Seriamente. No, wait. Vai, calmati. Oh, esatto. Sei calmo, non sforzarti di parlare, parla anch'io. Tanto so più o meno come. Allora, poi torniamo. Allora, non è che nessuno dice che Zhongli non può essere fatto DPS, è un burst DPS. Wait, che è simpatico, vedo, sta malissimo, ha un mal di gola terribile. È una tosse paurosa. Io non vado da una settimana per un motivo. Sono comunque live perché mi fa piacere stare con voi, quindi capitelo. Sì. Anche perché voi lo sentite un po' più basso. Io lo sento molto più forte della vera cosa. Sì, ma il kit Zhongli è DPS. Non ho mai detto allora, nulla, ci ha avvelato così. Allora, aspetta un attimo. Scusa. Ok, fisco, no, così evito di farti fare. Allora, Zhongli è un burst DPS, perché è vero, può fare i danni con i suoi auto-atta come tutti i personaggi. Io facevo Diona DPS all'inizio, quando avevo l'unico personaggio arciere che mi piaceva e che avevo uno Skyward Arp, ok? Però non puoi dirmi Diona è DPS. Diona è un support, healer, fine. Cioè, i danni che facevo erano ridicoli. Per picchia. Ok, non ho mai costretto nessuno a buildarlo DPS. No, allora, viene buildato DPS perché comunque fa parecchio male, soprattutto se viene usato in Resonance Geo, quindi con lo Shield Stringe che gli aumenta i danni quando è protetto da scudo. Vai, calmati, non parlare. Riposa la gola, White, ok? Quindi può essere forte. È forte usando un kit full melee, perché è uno dei pochi personaggi che viaggia con un kit full melee lì, oltre a Diona. Perché con la sua Elemental Skill piazza uno scudo. In questo modo aumenta anche il suo attacco. Quindi sì, cioè, se
va fatto, può essere fatto sia DPS con la burst, con gli auto attack, perché hai trovato anche gli artefatti. No, ma stai dicendo che il kit di Zhongli è DPS, non è vero, perché la sua, il set che è uscito per lui era il full Millelif. Quindi, che è un kit da support. Dico una cosa, è quello. Dimmi cosa del suo kit che lo rende DPS. A parte ignorando il moltiplicatore della burst. Okay. Poi io so detto che il suo kit DPS, cioè, è anche DPS, ma è molto più utile e usato nel team se hai dei DPS. Allora, dipende dal team che hai. E poi, ecco, partiamo da questo. Lui non è DPS. Lui non è damage per second, che è la elencazione di DPS. Lui è un sub, è un damage dealer. Allora, aspetta un attimo. Allora, un attimo. Mosfi si può cercare ovunque il kit DPS. Allora, ti spiego una cosa. Zhongli è un DPS se non hai DPS. Cioè, fa abbastanza danni da risultare un DPS. Ma allo stesso tempo, se io ti metto Yula mi tira 20k e non è neanche buildata così bene. 20k a colpo ad auto-attack. Quello auto-attack. Normalissimi, ok. Zhongli non credo che arrivi a fare 20k di danni. Ganyu può tirarti 70k o 50k di... È come dire, puoi usare Brand Mid, ma è nato per fare il support se conosci LOL. Ecco, esatto, vabbè, non conosce LOL, però, purtroppo. Ok, è come tipo Ganyu. Ganyu è un DPS. Il suo doppio caricato, la mia Ganyu, ancora quando era buildata da schifo prima con l'Elemental Mastery, comunque con un caricato, faceva tipo 40k. Tra la rosa e il coso. Ganyu è il kit di support. No, può essere fatta anche support. Perché io, per un periodo, l'ho usata support. Se lo gioco con di contro, in questo momento, io se la dovessi giocare... Ok, tanto White Luke c'è, che è pronto per giocare. Gioco con... Tipo con la mia Yanfei che è buildata Elemental Mastery. Sotto la ulti di Ganyu, tirava 36k a colpo, a charged. 36k ed è velocissima a colpire Yanfei. Quindi nella sua burst, la mia Yanfei brilla. E qua non si può dire niente. È utilissimo anche il suo fiore perché attira i danni. Quindi sì, può essere usata come support perché ha un'abilità da support. Però se tu vai a guardare anche diciamo i vari talenti che può avere Ganyu, allora la prima costellazione è da support. Ti metti cosa faccio? No, non è da support, è da DPS. La prima costellazione, quando tiri il secondo charge, diminuisci la cryo resist degli avversari. Quindi support. Cioè no, DPS. Aiuti al secondo charge, spacchi il mondo. La seconda abilità è da support. Metti due fiori che però ti aiutano per attirare i colpi. E Mosfi, cerchi il kit di Ganyu. È support, il kit di Ganyu lo cerchi su Google. Direttamente. No, io te lo sto guardando letteralmente con il gioco. Ok, te lo sto guardando così. Poi vabbè, questa è la solita. La quarta, cosa fa? Sotto la Celestial, sotto la sua ulti, aumenta il danno della ulti che continua a fare. Quindi sì, può essere da support come da DPS. Ma all'interno della sua ulti aumenta i danni cryo. Quindi sì, può essere support per un personaggio cryo. Ma allo stesso tempo, lei si aumenta i danni nella sua ulti. Se poi si mette i fiori attorno, e tra l'altro qua viene fuori la C6, quando lancia un fiore, tira il caricato senza caricarlo. E poi è da DPS, non da support, Ganyu la sua C6. È un DPS. Ed è un DPS. Può essere usata anche come support. Aspetta, vai. Un attimo, lasciami finire. Quanto sto facendo... Sto cercando di finire. 3 secondi ti rubo. Ganyu è un DPS. Damage per second. Lei ci mette 2 secondi, ti tira 40k. Zhongli ci mette 1 minuto e mezzo e ti tira 40k. 50, 80. Ma in quel minuto e mezzo Ganyu ha già fatto 100k, 200. È questo il DPS. No, allora White, piano. Zitto, è White, aspetta, No. Allora, non è che il suo kit è support, piano. Perché se un tizio ha deciso che il kit di Ganyu è support, non è vero. Perché se vai sulla build ufficiale e ti dico io vado sul Genshin Database, che è vero che alcune cose non sono fatte perfette, ok? Tipo io quella di Diona, io non la considero un ottimo build che c'è lì per fare una Diona support healer. Però
su Ganyu, se vuoi te lo vado anche a far vedere adesso in chat, letteralmente. Ok, questo è Genshin DB, ok? È il, cioè praticamente il database ufficiale della MiHoYo. Viene aggiornato e puoi fare i vari pull. Io vado a prenderti tipo Ganyu, ok? Cioè, perché il suo arco è l'Amos Bow? Allora se è un support, cioè l'Amos Bow, ok? Viene fatta o Full Wonder, ok? Per fare DPS, Full Wonder, che effettivamente è il suo build, ok? Ho messo un po' di like su Instagram, grazie mille! Oppure, può essere fatta due Nobles per aumentare i danni della Burst, due Cryo, ok, due Froze, due Blizzard Slayer, oppure due Gladiator per aumentare i danni e due Blizzard. Può essere fatta anche Full Blizzard, ma non è il massimo in realtà, è molto più forte Full Wonder, lo dico, ok. Però Full Blizzard è utile se non è un cavolo di crit rate, cioè se riesci a buttare sul crit rate è quel punto che aiuta. Come support, guarda come viene fatta. Viene fatta con lo Skyward Arp, perché gli dà energy e recharge. Questo è il punto. E come secondo arco viene messo il Sacrificial Bow per lanciare più fiori. Ok. Invece come DPS viene messo l'Amos Bow, e il suo arco è l'Amos Bow, gli fa fare un botto di... Sì, la build DPS è stata messa un po' dopo che è andata via, perché all'inizio la gente, sapendo che è support, non la pulla. No, quello non è vero. Un'altra cosa. Non l'hanno pullata, non l'hanno performato, perché il moltiplicatore di Ganyu, all'inizio, prima che uscisse, facevano cagare. Non erano da stelle, non erano da support, non erano DPS, era un personaggio che nessuno avrebbe mai pullato. È uscita, ti hanno dato una baffata assurda ai moltiplicatori del secondo charge e della ulti. L'hanno rotta, ecco perché la gente l'ha pullata, non per questo motivo. Seconda cosa, una volta che hanno visto i danni hanno capito che fa danni DPS. Io ce l'avevo all'inizio, non sapevo che usava il doppio caricato e quindi la usavo più o meno, in realtà non la giocavo. Dopo mi hanno spiegato che aveva il doppio caricato e ho fatto i danni. Però guarda la build che hanno fatto per Zhongli. Sì, parte come DPS, con la Crescent Spine. Con la Crescent Spine. Cioè, con un'arma che gli fa fare danni fisici. E questo è palese. Con una Pain, due set, due Pain e due Bloodstain. Letteralmente, cioè, secondo il set della MiHoYo. Questa è secondo cosa da MiHoYo. Due Pain, due Bloodstain, oppure full Pain. Ok? DPS, sì no, con la ulti. Cos'ha? L'arma 5 stelle, quella, la Jade, ok? Con set 2 Petra, 2 Gladiator, oppure il full Retracing Blowit, Bolide. Ok, White, fate due domande, date due risposte. Pochissima gente a Ganyu, non è vero, in realtà c'è tanta gente che a Ganyu. Tantissima. Stai tirando. Supporto. Dicendo, la Toma. Per giustificare le tue ipotesi, Toki. Con 2 Petra, okay, e 2 Nobles. Si vede malissimo, e due Nobles, perché purtroppo non c'è su internet, due Nobles e due Petra, oppure full Midelif. Quindi, sì, può essere fatto anche DPS, Burst DPS, Physical DPS, quindi con Normal Attack, oppure Support. Però, se uno va a guardare le sue ascensioni, vede che è molto più utile come Support, come Support che come DPS. E questo è un dato di fatto, purtroppo. Yula, quando è uscita, molti dicevano diventerà come sia, inizierà Physical, poi diventerà Cryo. Invece no, Yula potresti anche farla tra virgolette support, perché se non hai un set così buono da utilizzare la sua da fare tanta fisica, perché comunque con la sua E può diminuire la difesa degli avversari. Non ti fa non comunque detto più utile come support, non ti sta dicendo. Oddio, più utile come support non direi. È che avendo quello come in questo momento Zhongli, ok? Quindi con uno scudo estremamente forte, con la C6 può curare anche se può di Zhongli. Sì, infatti. Ha uno scudo estremamente forte. Fidati, se Zhongli lo prendi e lo metti vicino a Yula, Yula fa molti più danni di Zhongli. Sia con i normal attack che con una ulti. Ok, ma ho visto ulti fare 600k. E la ulti di Yula, uno ha fatto il calcolo per massimizzata al tutto, arriva a fare anche dai 3 ai 10 milioni. La ulti di Yula può shottare. Io faccio 200k ma non è buildata così forte. E poi non è C6. Non è buildata, e non è C6.
non è buildata. Ok, sto parlando di zombie. Sì, ok, 600k. E Yula può arrivare. Adesso la mia Yula ne fa 200 e non è buildata a massimo perché non è neanche, non ha ancora i talenti al 10. E non è C6. Ok, però può fare molto più male. No, si è rotto lo scaldamani. Ok, quindi vicino a un personaggio come Yula non fa così tanto danno, letteralmente proprio con danni normali, oltre di burst, perché la burst è un'altra cosa, cioè è uno dei suoi, è il suo principale danno. Però la sua E non fa danni, gli piazza uno scudo che subisce pochi danni. Yula si aumenta la difesa e la resistenza all'interruzione, quindi continua a menare. Non riesco a dargli a Yula la sua arma, perché in questo momento è un'arma di schifo. Perché è vero, la Serpent Spine, come si chiama? L'arma 4 stelle che dà critere è buona, ma non è ottimale. Con la sua arma, Yula si aumenta un botto i danni. Cioè, la mia Yula è buildata da schifo in questo momento. Perché 2 cose. Quindi, la Serpent, grazie, Shine. Grazie, Shine. E, cioè, può essere aumentata molto e fare molto più male, anche solo, cioè, con la sua E, quando la lancio le spade che cadono, fa 330k a spada, così, a random, e dopo aumento i danni, perché arrivo anche a fare 21. Io uso la Serpent, sì, infatti, cioè, è buona. La sua arma, quella 5 stelle che è uscita con lei, se data a Yula fa molto più male, perché dà quel crit rate che gli serve. Provo a guardare la mia scheda, ok, guardo subito. Vediamo, 7, in realtà anche il personaggio più alto che ho. Ok, è l'87, è fantastico. Tipo, la sua 1800, a 250 è 58,6, cioè la sua fa ridere in confronto alla mia. Cioè, la mia fa ridere in confronto al suo personaggio. Cioè, ci sta. Guarda l'attacco 1800, però è un po' bassino. Sì, ok, ma non è nemmeno la mia tantissimo, purtroppo. E non è la mia tanto. Però... Tail. No, è a 2 pail 2 kill. Come è buildata, la mia, Sì, ma tu l'hai buildata così perché proprio non hai 4 pail. Nemmeno lei probabilmente ha 2-4 pail per farla. A me me ne mancherebbe un pail, in realtà. Però non riesco a trovarla, la corona. E va bene. Comunque non ho voglia di rovinare l'intera live per un discorso così. Continui e faccia finta di nulla. Al massimo continuiamo su Discord perché la live si sta interrompendo. In realtà piacciono sti discorsi. Cioè, un po' uno spiegare le varie cose. A me non piacciono. Comunque sei fighissimo. Perché mi stavo incazzando. Ma tu sei in casa, io no, a me piace parlarne. Tipo, Gagno, a 2100 come la mia, io infatti devo farla tornare full wonder. Ah, Mayumi, oddio, che bello. Cioè, io se la faccio tornare Gagno full wonder, cerco di dargli quel 30% di crit rate, sono messa bene. Sì. A così tanto crit. No. No, non è... Sì, vabbè, come... La mia non ne ha così tanto. Ma perché avevo dei pezzi della wonder che... Crit rate non l'hanno mai buildato, non mai tirato su. Secondo me, in ogni caso, quel crit rate è leggermente troppo alto. La giochi Resonance Cryo è più. No, va benissimo. Allora, giocata in full wonder, no, era 40 in realtà, o 40? 30 addirittura. Sì, e il 50 era Yula, 54. No, ho sbagliato, allora va bene, scusa. No, cioè, in realtà è cioè. Allora, con la Blizzard va bene che abbia anche l'11%, se riesci a dargli un 30% col Wonder, cioè, a posto. Ciao. è fortissima, Gagno, quella situazione. Cioè, tira di quei danni fotonici, poi vive il melt. Tiravo 50k io con le statistiche orribili. Devo rimetterla full Wonder. Devo trovargli una coppa decente. Forse adesso. È una full Blizzard, va bene se lo vuoi fare Cryo. Sì. La full Blizzard va bene se lo vuoi fare Cryo. La giochi in Resonance Cryo e ci sta perfetta. Okay. È un azzardo, ma è una full Blizzard. Va bene. Allora. Può andare. Fisica no. Può andare. Aspetta. Allora, se la fai Total Cryo in accoppiata Jun-Jun va molto bene. Esatto. Logicamente perderai un po' il danno della sua burst perché non viene influenzata. Non vuole fare fisica con quattro Blizzard. Falla quei pail se lo vuoi fare Blizzard. Cioè, falla quei pail se lo vuoi fare fisica. Allora. io provata fa diarrea.
Sì, infatti, cioè, Yula non è fatta per essere fatta full cryo. È fisica perché fa molto, ma per Eulia è meglio la Snow Tombed o la Serpent Spine? Dipende. Dipende se riesci ad avere abbastanza crit rate. Allora, io la gioco in Resonance Cryo, quindi... sì, purtroppo non ci casca niente. Se riesci a dargli quel 30-40% di crit rate con il substate degli artefatti, ok? In realtà è molto più forte quasi con la Snow Tombed. Provata con Edo. Allora, sì, è molto più forte. Allora, dipende sempre da quali sono i substate degli artefatti. Tipo, io ho delle substate quasi tutte full crit damage, non ha beccato crit rate manco a pagarlo. L'unico crit rate è della spada. Perché l'ho messa così perché ha più danno. Tuttavia, se riuscissi a dargli quel crit rate in più, però non voglio togliergli, diciamo, la corona e mettergli crit rate nella corona, a meno che non trovo una corona crit rate che punta solo crit damage, che allora lo faccio, gli do la Snow Tombed. L'avevo all'inizio e riuscivo a tirare più facilmente 190k con quella che con la Serpent Spine. La Crescent Spine. Serpent, vabbè, quella lì. E non tiene la tomb. Ripeto, è impossibile in sintesi. In realtà, cioè, pecca. Purtroppo è nata fisica come purtroppo molte Claymore, eccetto Beido. L'unico personaggio che puoi fare l'evento. Prova a chiedere ad Aravan. Edo. Ok. Sì. No. Che l'hanno provata assieme perché comunque... Ok. Seth ha Yula. Quindi l'ha provata, diciamo, è messa lei gli artefatti, l'hanno provata, visto che non è il massimo. Ah, Luke, io lo go su Genshin. Dimmi quando ci sei. Ma gli ha detto che di inviargli la richiesta. Ma io dopo gli ho detto che ce l'ho già e lui ha detto okay. Scusa. Quindi scrivimi quando ci sei, ma anche su Discord, anche su Twitch. Qui. Yeah. Okay. Oddio, mi sono persa un attimo per guardare la chat. Ma sì, vuoi... Ok, cosa c'è? Come non ci sei? Sì che ci sei. Io oggi su LoL non ci sono. Ma mi stai dicendo che stai facendo una partita a TFT. Ah, sad. Ok. Yeah. Ho aspettato tutto questo tempo per nulla. Vabbè. E allora facciamo tutto un po' più divertente, Mosfi. Ok. Cosa? Fatto. No, ma dai, ma perché? Però devi stare zitto, sennò no, non mi va bene. Ok, devo rifare tanto l'ultima partita. Abbiamo fatto il confronto, l'ha provata la Snow Tombed e la Spine, c'è una differenza enorme. Sì, quella sì. Oddio, devo cantare, ma non lo so. E stiamo per fare un'altra prova, sperando di ottenere un ottimo punteggio e sperando che non lo so, spero in Utah nel prossimo banner, però anche in Jin, così so di avere Itto più avanti, perché Itto è fregno, perché White evita di parlare, tutto si e non muore la gola. Ma come faccio a ottenere Child C1 se non pullo per Child e non esce fino all'anno prossimo, almeno io spero. Perché ha un po' rotto le scatole, molto le scatole. Tra, para. Sì, Duke, scusami, ti sto spaccando le orecchie, tu che sei cantante. Oddio, ok. Oh, cosa sta succedendo? Ho sbagliato un po' di tasti, mi sono tolta dal... Dopo, adesso ricontrollo la chat. Appena finito qua.
sbagliando troppe cose, dovrò rifare l'evento, io lo so. Adesso vi ricordo. Mannaggissima. Manca pochissimo e non ho superato. Oddio. Io e Mosfi abbiamo calciati Sì, uno. ma non diciamogli come. Dopo gli raccontiamo come abbiamo ottenuto. Raccontaglielo. Abbiamo fatto praticamente un Da pugno. appena finisce la modalità canora. Abbiamo fatto un pull insieme, Rifaccio. velocemente entrambi. Io era PT1, lei era PT30. Tuk, Kazuya C1, entrambi. No, in realtà ero PT17 alla seconda volta, il primo l'ho ottenuto a PT30 e il secondo a PT17. Infatti non mi aspettavo di ritrovarlo, tanto è la terza volta che ho vinto il 50 e 50. Io ho trovato Cocomia PT30 e non la volevo. Maledizione, porco. Uffa. Poi staccati un attimo dal microfono, però davvero togliti un attimo dal microfono e bevi qualcosa. Ti Ma sì, oh, mi sono vedo. andato giù, mi sono preso il mio tè freddo, perché il tè caldo non ne ho più. Ma scaldi l'acqua. Non ho più bustine, le ho finite da quando ho mal di gola. E allora Praticamente io sto prova. vivendo. Hai della menta in giardino? Sì, però non voglio uscire perché fa un freddo. Boia. E se c'è qualcuno, chiedigli per Mosfi, favore. scusami, guarda un secondo disco. Un attimo! Sono occupata qua con la visione, non posso staccarmi. Quello qua, Aspetta, questo fai qua. uno screen piuttosto. Guarda quando hai finito. Appena finito, guardo. Ok. Sì, e faccio punti. Che bello, finito. Guarda, Discord. Allora, sì, Questo arrivo. vaso era pieno di caramelle. Caramelle al miele Un e alla attimo che non ti broccoli. ci vedo ancora. Ok, adesso arrivo a guardarti. Ok. Non ci sono più. Io mi sto tenendo avanti con caramelle al miele e alla broccoli. Per il mal di gola. In caso hai del miele a casa, prova Sì? a mettere un po' di acqua calda e metterci dentro un paio di mele e Io sto facendo acqua e miele, latte e miele, caramelle, miele. Tutto sciogliere. Ok, questo è miele. un po' troppo. Però dopo se riesce ad arrivare qualcuno, chiedi di darti un po' di mele. Sta fuori, così ti fai gli infusi di mele. La menta fresca buona. Ok, comunque adesso aspetta un attimo che riprendo qua. Mosfi, poi guardi HP della mia Kokomi, l'ho leggermente potenziata. Ma Manca ancora voi lo la Coppa sapete Hydro che Damage il latte e Bonus. miele è inutile, perché il grasso del miele e il grasso del latte va a disperdere le proprietà del miele. Quindi la cosa migliore è latte e miele e acqua. Schifo. Però almeno fa meglio. Manca le ultime due, che bello, fra 2 giorni io finisco, perfetto. Live giovedì, che così finisco l'evento, bene, perfetto. Ma deve essere bollente. La mia co-co-co-co-co-come, adesso la guardi, dimmi se sei Winnie de poco, non so scriverlo senza dirmi che sei Winnie de Pooh. Dimmi se Winnie de Pooh. Io non lo so, non mi hai detto. Ok, adesso guardiamo Kokomi. Allora, ok, c'è chi? Mi hai scoperto! Oh no! Kokomi, ciao. 46 mesi, buono. Ma ti manca la Coppa Hydro, giusto? Va bene, tanto anche questo. No problem. Così. Ok, non l'ho trovato. Lei ce l'ha C1 insieme a Utau, io C2 insieme. Io è insieme a White. No. Aspetta, lei ce l'ha C1.
è vero, cioè anche te guai se tocchi C0. Sì, e io ho trovato in 40 pull, ho trovato Ganyu, Xiao e Cici. 1. Eh no, però. Se faccio richiesta eroe e metto Itto, deve pullarlo? Quando uscirà. Non è che posso pullare così a random se non c'è. Sì, subito. Grazie. Arrivo. Posso chiederti una cosa, tipo una mano? Ti posso chiedere una mano per battere la signora? Quanti sono carini. Certo, grazie! Perché faccio fatica a batterla. Nonostante tutto non riesco mai, cioè, impiego un'eternità più che altro. Anche io, please, sì. Adesso entrate tutti. Vi mando... Entra. Tanto puoi entrare nel mio mondo, giusto? Esatto, sono le 5, 17 e ho finito! Bene. Sì, ci ho invitato. Uso Cici. Quindi Toki chi porti? Io uso Kokomi, usa chi vuoi, curo io. Bene. Intanto faccio la richiesta del pop. Cambio tranquillamente PG, porto anche Ganyu. Oh. Dagli scudi a tutti, aumento l'attacco di tutti con Daiona. È cosa veramente figa di Daiona. Può dare gli scudi a tutti. Sì. Ciao. Sta venendo malmenata sta tizia a una velocità disarmante. È stata malmenata. Ok, appena arrivano le farfalline. Sì, mi curo, no. Vai, io do tutti. Dov'è l'altra? Guarda lì. Ho fatto vai a tutti. Guarda qua. Vai, ne manca una. Eccola qua. Ok, fatto. Bene, vai. Io sicura. Non ha crittato! Ma no, non mi ha crittato la ulti! Mannaggia! Bene, torniamo di nuovo con la ulti. Non si muova da qua. Stiamo arrivando i danni. Erano scomparsi. No, non devo prendermi. Non ho idea di quanti colpi siano usciti alla fine. Grazie. Grazie a sé. È molto molto forte con la sua balla. Sì, tanto tanto forte.
praticamente ho finito le cose di oggi. Devo iniziare a fare dopo le missioni. E vediamo. Nello shop ho un po' di Primogem. Qui! A posto. Figurati, non è così forte. No, beh, forte comunque. Facciamo un sacco di danni. Se quella povera signora si è trovata. Possiamo fare anche Child? Certo, manda. Quello porto la signorina Ganyu. Arriva di quelle. Quei siduri in faccia. Mando una cosa. Sì, tanto c'ho ancora un po' di. No! Perché no? Se voglio io. Ok, ti lascio tranquilla, nessun problema. E porto. Allora porto Yang. No dai, tengo qualcun altro che fa male. Sto pensando a chi portare. Allora, lei non è ancora completata del tutto. Lei ti manca la C6. Dai, stiamo con lei. Infatti manchi solo te. Ed è praticamente immune a Hydro. No. Davvero? Sì, Hydro Electro. Vabbè. Lui è Hydro Electro. No, gli fa, ha resistenze, ma non è immune, anche perché all'inizio gli tiravo di quelle. Per questo quelle detto lecche. Ha detto praticamente immune a Hydro Electro. E cosa fai? Guido. Ti do un po' di pane. ma hai shottato gli anfi? Tipo, ma si è mosso sto child? Perché tipo stava morendo da lui. È morto. Ma perché io tipo devo ancora caricare gente già in combattimento? Io non ho colpito niente, fantastico. Oh, mi stia distante, signore. Ok. No, cosa vuole fare? Devo lanciare uno scudo! No, ok, Yanfi e Ganyu sono troppo forti assieme. Grazie. Ma devo farli anch'io questi, tipo. Adesso mancherebbe il cagnolino di zombie. Perché non riesco a trovare una di queste coppe? Cioè una di quelle clessidre con attacco e crit damage sotto? Cioè, io devo tornare a trovare di. Nel mentre, aspetta, io devo fare una cosa. Devo controllare solo una cosa. Perché ti ho dato. Ok. Quelli che vedi adesso sono i vecchi artefatti di Ganyu, se non ricordo male. Sì, se non ricordo male. Allora, questo no. Questo no. No. Perché ho dato gli artefatti di Ganyu? A lei? No. Ma chi è che ho dato? Ah no, le ho date a Sara. No. Chi le ho date? Ah, le ho date a lei. Questo sì. Ah no, un po' ce li ha effettivamente Yang. E chi ho dato gli artefatti di Ganyu? Adesso. No, davvero. A chi ho dato io quegli artefatti? Seriamente. Non ce li ha nessuno? Ah no, ecco. Questa è una. Ah, è andata a casa! Cioè, è vero, è andata a casa! La mia Elemental Master è stato crit damage a 33.4. Quindi una ce l'ha lei, se non ricordo male. Esatto, perché è questa. Però. Ho un mezzo pensiero di rifarla. Ok, avrebbe un filino meno di attacco. Ganyu ti devo rifare nel vecchio stampo. Però mi manca, sono in forma di credere. Infatti poi è un po' tipo sta coppa.
ci serve una coppa o una corona. Ha un'unica statistica che non mi piace. Allora, adesso rischiamo. A me mancano 4 resine per i 30. Io aspetto Yanfe C6 per dare altri water. Allora, aspetta, ma cos'è? Questa. Tanto l'altra coppa. O meglio, l'altra coppa mi fa un po'. Tipo questa. Allora, è andata su due volte qui, attacco una volta qui damage. Due volte, io devo fare i Taishan Mansion, Mansion. Guarda, sì, arrivo subito. Voglio finire qua. Perché se viene come viene... dare quella al signorino, però no. Ah vero, Iaca, così faccio merda. Io avevo una crit damage un filino migliore, se non ricordo male. No, questo guai toglierlo da lei. Un crit damage decente, se non ricordo male. No, tipo 9. Davvero, mossi, arrivo. Dove sono? Arrivo con la mia nuova genio. Oh, vediamo se riesco a fare qualche crit. dovevano essere 300. Allora, tu porti loro due, quindi genio. Oh, a random. Qua porto, allora se tu porti a Iaka, buona, cosa trova? Electro, mi ci porto meglio, in caso, ok, io porto lei che comunque cura, faccio un po' di cure, andiamo, ho più crit rate, sì la mia non ha crit rate, ma devo ancora cambiargli un altro artefatto. Tipo, ricordo che ha una ricordo so che non ha così tanto attacco perché la sua clessidra è Elemental Mastery. Ergo, ho una idea delle bombe che tira adesso Gani. Vediamo. Okay. Così tanto danno rispetto a prima. Non so di quanta... Ecco me. Non riesco a colpire ogni tanto qualcuno. Credo che non abbiano capito niente sti tizi. Un
No, ho preso per sbaglio. No, come no, ho preso per sbaglio. Cosa? Ah, sono quelli per gagno. Sì, sono quelli per gagno. Oh, mancano anche a me. Siamo per un sacco di personaggi. Aspetta che nel mentre ti curo, signori vi cura adesso. State tutti vicino alla chiave centrale, appena arriva anche Toki che vi curo. Ubtao. Allora. Vedi che carina che è Iona, può curare tutti! E scuda tutti! Cioè, è troppo carina da Iona. Ok, aumentiamo un po' i danni generali. Faceva più danni prima. Cioè, non che mi dispiace neanche sul Wonder. Ma aveva meno attacco. Ma è carina sul Wonder. Bene. Devo ancora potenziare. Bene, siamo a posto, giusto? Siamo a posto. Sentiamo se può potenziare. Non credo. Mi mancherà sicuramente Mora. E dai, Ale. No, e un livello te lo faccio fare. Sì, che passa del 7. Con molta calma ti porterò alta. Poi un'altra cosa che devo fare. Ah, lì, tu, la tua arma è all'80. Al 90 ci arriverà fra un'eternità. Ah, ecco, vero, signorina. La sua Memory of Dust. E vai, 2 oro! Yeah! Che fortuna! È vero. Che figo! Che figata! Bello! Io ho perso una ciabatta, no? Vuole vedere i danni del mio Keia? Sono di più di quelli della sua Yula, l'avviso. Vediamo. Andiamo a battere il primo tizio. Così, colpiarrando. Vediamo se c'è un tizio qua vicino. Ma c'è qualcuno in zona? Oh, lì sopra, vediamo. Venga. Arrivo. Tu sì, io. Ecco qua. E sei giocatore 2 o giocatore 3? Ah no, 3. Ok, qua. Vediamo. L'avviso si spaventerà. E pianta Pyro. Ah, se sono di med dico vabbè, grazie tante. Pianta Pyro, in che senso pianta Pyro? Fa 1000. Per trovare Kaeya. No, sta andando contro le tizi e è morto. Ma dici che fa gli stessi danni? Stava, io li faccio senza critare. Allora, un attimo, facciamo una cosa al volo. Aspetta, faccio una cosa. Io ho un Kaeya C1. La potenza. Arrivo subito, un attimo. Metto anche il mio Kaeya. Così a random. Ma posso di Yura. Ok, è all'80, il suo è il 60 però, vabbè. Ok, non ha gli artefatti alti. Perché è fatto con la Deflute, full Blizzard, ok? Da 0. Vediamo. Vediamo in questo momento.
mi sa che lo tiene, la potenza, mi sa che lo tiene, ho 4900 punti. Che cosa? Ah, ok, io. Sì, mi piace. Ripeto, non è blindato per essere fisico. E non è blindato per essere fisico, devo potenziarli tutto. Gaia main DPS sta per arrivare. Solamente... Vive i danni! Vabbè, dai. Non ha un artefatto altro. Ci sono gli artefatti di Yu. Moschim. Skim. No, Evelyn, 922. Oh, buono. Aspetta. Ma io, perché sono... No, cazzo, mi metto da gente. Guarda che ho un PG che faccio di più del suo, mi sento una divinità. Aspetta però, aspetta, aspetta. È facile con un Kaia non buildato. Io però ho gli artefatti di Gagno. Al 20. L'unico che ho prescritto è... L'unico che non ti darò mai, che qua è toglierlo dalla sembrina. Ma io ne posso avere un attacco di questi cose? No. Bene, la tua coppa. Allora, questa. Perché mi dai una roba questa? Ehi, vediamo. I danni non sa che cosa sia questo personaggio. Allora. Io non ho le spade. Sotto adesso di nuovo spade. Buildato alla stracavolo. E faccio più danni io con Cici. Se li metto i miei artefatti di Gani faccio più danni, dai, quello sì, anch'io. Voglio vedere adesso quei danni. Andiamo. E non è ancora buildato decentemente il mio Kaia. E comunque dovrò fare Craio. Buongiorno, signori. Ecco, adesso... adesso si va con qualche danno in più. Qualche... Non è che faccio 1000 danni. Devo ancora finire di potenziare. Io non ho le spade. È terribile, io non ho le spade dei miei personaggi. E devo potenziare, io ho la Skyward Blade che ho, che tanto è per Jin, palesemente, quando potenzierò di. Un'altra cosa, voglio provare una... Vediamo se può funzionare il mio duo magico. Benjuno, dove sei? Ti appare magicamente nel team. C'è ancora un tizio vivo qua? No, non c'è nessuno. Moschi, 11-2-2, ho preso l'asse con Evelyn. Ottimo! Faccio bisogno io con Brandly. Non ci vuole tanto. Diciamo che non è così forte. Onesti, okay. Ho fatto 16.000 danni. Sì. Dai, ci sta. Ci sta. Sono quello che fa. Signori! Anni del team. Sono felicissimo. Oh, venite tutti qui, vado, venite. Dannoni! Viva i danni! Cioè. Viva i danni proprio! Ok. Abbiamo tutti i danni come proviamo Craio. Prova a fare un'altra cosa. Esatto, che si è resettato l'Abis, vero? Sì, lo so, devo farlo. Ok. Io sono felicissimo perché ho preso S con Evelyn. Dove sono gli... Ok.
È troppo divertente, Evelyn. La tristellate tutte. E una Yaka uguale inutilità. No. No. Questa è l'inutilità. Non riuscirò a crittare nulla. Ma Toki ha delle costellazioni di personaggi fortissime, ma non le sa utilizzare. Ah, dai. Non capisco. Io darei il DPS più vediamo, cos'è il gioco a Yaka. E tu dici che la sua C1 è inutile. È no, era una battuta. Ma non usa Yaka. Tu ci hai fatto due palle così che ci avevi a Yaka. Yeah. Vai, quei 4000 danni. E adesso. Vedendo che i suoi talenti sono all'1. E adesso non ne ha nessuno potenziato. Toki, maledizione, è un DPS fortissimo e lo adoravi. Perché? No, che me ne frega. Ma non. Comunque te ne frega che lo adoravi quando è uscita. Beh dai, faccio 5000 danni. Dai, vai che vanno i 3000 quando non faccio danni. Bene, proviamo. E comunque no, non riesco a farle tutte. Mi manca sempre già il piano 11, a malapena arrivo. Quindi, Yula, ti ridò i tuoi artefatti. Oh. Dove sei? Eccoli qua. Tipo... Bene, e provo a rifare l'Abyss. La uso ogni tanto. Ma in realtà per andare in giro. Allora, se avete bisogno di consigli, ditemi. Quello molto probabile. Molto probabile. Adesso, comunque. Io è tipo. È un mese che non faccio l'Abyss. Partiamo da. Arrivo a 21, dai, arrivo a 21. Allora, io non mi ricordo. A Plasma Field. Ah, ok, è quello in cui c'è il cerchio che si torna. Il Blessing. Di quello 50. Buona. Quindi ci sta. Allora, primo acqua, secondo elettro. Ok. Io nel primo porto la signorina Yula e nel secondo ci va Ganyu. Quindi il primo team è 1, 2. E c'era acqua e quindi probabilmente farò 1 e 2. Il secondo invece è Barbarina. Sì, uso ancora Barbara come leader. Sono una brutta persona, lo so. Roselia. Più farei altri per 4 programmi del PC che incendiva a doppio clic e disinstalla. No. Ok, se avete bisogno di così ditemi, visto che hai diversi PG, io la faccio sempre tutta a 3 stelle. Io non faccio mai nulla. Ok, allora, sì, ho molti PG e di solito è che mi trovo che purtroppo alcuni non usi Kazza. Sì, l'ho messo nel primo team. Nel primo team ho messo Kazza. Vedi elementare. La guardo sempre male. Cioè, io allora, il problema è che a un certo punto i miei personaggi non sono abbastanza buildati per l'Abyss perché non fanno abbastanza danno. Purtroppo tipo davvero due personaggi che fanno qualche danno. E giuro che la metto clima e DPS. Devo finire di buildare Klee, lo so. Ah, gli oggetti più o meno. Vediamo che Bale è tipo un aiuto per far fare più danni a Yul. No, che tacca l'antiaerea! E io sono volato. Lei deve starsene buono, fermo in un angolino.
no. Torino, comunque, se vuoi aggiungermi anche tu. Oh, di Torino, fantastico. Ok, e tu perché non sei morto quando ti ho tirato il colpo prima? Fantastico, ho sbagliato a lanciare così lunghi. Hai bisogno, scrivi pure. È fantastico. Voglio scrivere Totino, scrivere Tino. Ok. Era per te il Max. Ah certo, torno subito. Ah ok, faccio finito. Comunque sì, prima o piano fatto. Io non ho problemi fino al... Ma io ero mutato. Oddio, io ero da mezz'ora che stavo dicendo. Ma guardate che non voleva scrivere Torino, voleva scrivere Toki. Noi siamo delle persone molto intelligenti. Sì. Ero mutato. Sì. È bello l'energy charge di sto tizio. Forse 56k la ulti di palla. Mosby help, per cosa? La mia arriva a 70. Io sono un attimo nell'abyss, se avete bisogno di me nel mondo non ci sono, temporaneamente. Ok, per fabbricare, devo trovare archi dorati. Li puoi fare facendo il Drake. Solo che quello non si possono aiutare la gente. Ah, avete rotto le scatole tutti. Siete qui? Bene, esplodete, grazie mille sotto il mat di questa fantastica signorina. Tipo, in questo momento, vedete la mia bellissima Ganyu support? Ecco, per così Yanfei fa molto più male. Solo per quello. Cioè, è tutto in funzione dei 35k che può fare questa simpatica Yanfei. Avete rotto le scatole. Ma perché rompi le scatole così? Fatto. Ok, detto Chong, io vado a fare la spesa. Yeah! Va bene. Ci vediamo alla prossima, anche perché io fa 10 minuti, metto questo piano del lapis e vado via. Ci devo andare al lavoro, purtroppo. Dopo do una mano magari. Oddio. Salve signore. No, non sono interessato a vederlo. Lei le sue proposte, le proposte indecenti di Evelyn. Dai su. No, ho sbagliato. Okay. Doveva fare il red prima. Maledizione. Aspetta, fa un brodo lui. Così? Hai un Discord? Sì, certo! Se vuoi puoi anche entrare, eh. Ma perché ho smirato? Se vuoi puoi così? Anche entrare in vocal. Non ci facciamo. Esatto. Problemi. No, infatti. Non pensare che io sia il privilegiato in vocal. No, no, in realtà ci sono tutti. Anche Toki potrebbe entrare in vocal, però non so. È che non lo fa perché sennò gli si frizza il computer. Esatto. Il computer dell'IKEA. Cioè, il telefono. No, il telefono, il tablet. È vero. È il tablet, se non sbaglio. Esatto.
dai, ok. Certo che il tizio grosso, questo è cattivo. Ci mancano gli altri. Sono quasi. Mi piacciono questi danni. Ah, ma è Karim Jungle, Poppy Support. Ma come Poppy Support? Sì, mi è sceso un infarto quando ho visto che praticamente abbiamo vinto un trading bot. Ok. Game nuovo. Abbiamo vinto un trading bot, io mi sono preso un assist, sono andato a farmi il Giorgio. Ho visto Giorgio ucciso che veniva verso di me. Ok. Sarà stato okay. Il mid laner, ma il mid laner se è qui vuol dire che è mezzo stompato, non lo posso fare. Sono andato dritto, ah. Indovina, era Hecarim, perché pensavo fosse Poppy Jungle. Ah, bene. Però come sono a 0-1. E buonasera sera! Ciao, Waspy, grazie per avermi accettato. Ma nessun problema, grazie a te per essere qui. Beh, è stato un piacere, è stata anche una bella live domenica e mi ha fatto piacere raggiungervi un po' tutti. Ho detto che poi ti piace i gatti. No, oh, perché? È la roba preferita, ma perché? Ma io me li faccio tirare perché mi piacciono tantissimo, quindi li prendere con me. Io adoro i gatti. Anch'io, quindi. Addio, corti. Adesso vi mando un abbraccio a tutti, ci sentiamo poi alla prossima live che sicuramente ci sarò, mi sono divertito tantissimo, grazie per aver collaborato con me oggi. Grande le mie sclerate. Grazie a te. Esatto, figurati. Io morente e sclerante. Sarà meglio per la prossima volta, White, ti abbraccio, ma così nel frattempo ti auguro una buona guarigione. Grazie, che gentile. Grazie a tutti voi e grazie per avermi accettato nel vostro gruppo. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio e un bacio. Un abbraccio. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao. Così che altro invece perché ma non è vero, non è una brutta voce così. Oltretutto voglio vedere la live dopo Gagno risparmio perché la voglio. Ricino. Ricino. Mosfi, sono 1-1-1. Io sto andando avanti e indietro perché non mi ricordo che cosa devo fare. Credo di essere diventato leggermente bravo a. Hai proprio sentito, sono attivo perché Sicilia. Mi killano, io li kill. Cioè io mi killano, io mi riprendo una kill. Io sono sempre in punteggio positivo o uguale. Quando vado al power spike del livello 6, Evelyn ha un enorme power spike al suo livello 6. Io ganco sempre al livello 6. Why? Okay. Perché è rotta al livello 6. Fai una kill forte, e parte là. Perché dopo una kill anche il livello 7 è power spike. Quindi anche il livello 8 è power spike. E diventa un power spike continuo. Finché non ti killano, quando ti killano, okay. Per colli quindi, ti compri gli oggetti con loro e quindi riparte il power spike. Ok. Evelyn, ho leggermente imparato a usarla. Ok, sono nativo Sicilia, adesso friulano. Sì, ma la mia voce va schifo. Non è vero. Comunque, faccio al volo sta cosa. Quanto danno da melt che ho fatto?
è partito un 43k. No. No. No, comunque vi abbraccio e alla prossima. No, tu mi hai rotto. Le scale tantissimo. Dunque grazie a te. Quindi non siamo neanche così tanto distanti alla fine. Cioè, ora che ci penso, Tok è l'unico che è veramente lontano da tutti. Sì. È lì nella sua isola ignorante. Io sto diventando scemo ad ammazzare sti tizi. Allora. Tu hai rotto. Oh, non 37k. Che comunque vi ha preso la prossima. Ma perché continuate a trasportare? Boh, è andato. È orribile. No, White, no, non è vero. I tocchi, non è vero, non è vero. Cioè, faccio questo solo per ottenere la dodicesima stella. Non perché ho veramente voglia di farmi rubbish. Ma voglio salire col passo. Ma come ti sei curato? Ma tu sei un maledettissimo essere. Buona. Vai, ok, andato. Per stelle. Perfetto. Per stelle, perfetto. La settimana prossima. Più o meno la scena è quella. E nel mentre controllo una cosa nel mio. Guarda, questo ci prende. Non ho nient'altro da... Ah, ecco, devo andare a tornare nel pot. Teoria, che forse devo vedere alcune cose. E... Sono nel pot a fare ultime cose. Lì main DPS. D'accordo. Fallo però a un piano un po' più basso, tipo fallo all'8. Non deve essere semplice. Cosa? No, ma è tipo, allora, io sto praticamente quasi per finire la live più che altro, perché tra un po' devo andare via, però mi terrò lì come main DPS delle prossime due live. Cioè, domani gioco a LOL. Giovedì farò Genshin e userò solo esclusivamente qui. Praticamente. Ma perché sono... Adesso, io riesco a fare una cosa semplice. Prendere i miei... E così nel mentre devo potenziare gli artefatti. All'altro. E tipo, cosa mi prendo? Allora, il muro là l'ho preso. Carine ste cose in vaso, questo. Ok, quindi adesso questo è fatto. Parti. Dato che è uno di quei main DPS difficili da utilizzare. Lì. E ci metto anche insieme una Venezio, così fa un po' più di danno. Lì, signorina Cli. Ma le colombelle, colombelle sono le sue code. Ok. Perché nei dialoghi di Coven Evelyn continua a dire: vi troverò colombelle, non è rossetto colombelle, è sangue. E cosa sono queste colombelle? Sono le sue code. Ok. Ho capito adesso. Vediamo. Dai, non è così bella questa cosa. No, ripotenzio questo. Cioè, è quasi pronta la mia clip per essere build. Cioè, in realtà è anche decente. Beh dai, abbastanza, 1600. Vedo adesso i danni che fa lì. Il Resonance Spyro, tra l'altro. Resonance Spyro. Oh, vado qua. Vediamo i danni che fa lì.
Poi devo passare anche a ritirarmi le robe che ho fatto nel... Ma perché mi ha rimesso sto team? Ma perché? Allora, vabbè, ha deciso che non vuole lasciarmi il mio team, vabbè. Ouch! Io ho un problemino tutti di vita. Ok, fa un po' di danni. Devo tirargli sui danni. Comunque, ok, the live di giovedì la farò usando Klee main DPS. Mosfis 413. Bene. Sto adorando Evelyn, sono bravissimo a giocarla a quanto pare. Ah, sta imparando, è che è complicato da usare all'inizio, vai, bisogna impararlo. Ma ormai ho imparato le rotation. Okay, voglio... Primo gank a livello 3. Dopo gank a livello 6. E poi gank appena puoi. Bene. Allora adesso tanto faccio. Sì. No, il barile. Ma riesco a colpire il barile. Cercando di capire come fare. Whee! Pam! Finirò di potenziare Klee, però per oggi la live è tutto. Tanto Pichu, hai fatto una carezzina a Pichu, adesso devo mandare la cosa della carezzina a Pichu. Pichu si sente isolato, gli sta diventando anche lui da star. Accetta non fargli cadere il cappellino. Ma di tanto. Sad. Sto pettinando un attimo. Secondo lei tra quanto rimetteranno Klee? Penso che uscirà l'anno prossimo. Cioè, è uno di quei personaggi che vogliono tutti, quindi probabilmente la metteranno, però. Per me la rimetteranno l'anno prossimo. Cioè, adesso abbiamo la rerun, vabbè, la prossima è di Utao. Poi usciranno i personaggi nuovi verso fine anno. Sicuro. Di... Usciranno i personaggi nuovi a... Piango. Per... Itto. E probabilmente metteranno un'altra rerun. Dopo Itto poi uscirà perché dopo dovrà uscire tipo Ganyu, sarà uno dei prossimi, e poi c'è il Bedo, uscirà la rerun del Bedo. Un po' spiegato. Dopo Itto Ganyu è appunto qui che uscirà praticamente a inizio anno, perché allora solo per fare due conti. Esce il 14, quindi a inizio novembre dovrebbe uscire la rerun di Utao. Quindi per fine novembre dovrebbe uscire la Itto, e a metà dicembre uscirà Ganyu. Quindi ai primi di gennaio uscirà probabilmente l'evento da nuovo update. Quello in cui per me uscirà Sumeru, forse. Perché iniziando fino a rompere le scatole, probabilmente uscirà Sumeru forse a gennaio. E quindi potrebbero mettere un paio di personaggi nuovi prima di
Almeno questo è quello che penso. Tipo faranno la rerun di Albedo e di Xiao, quasi sicuramente, perché sono i personaggi attesi. Usciranno i personaggi di Sumeru e probabilmente dopo uscirà la rerun di Yula e lì, quindi. Penso. Perché comunque Klee è uno di quei personaggi che vogliono molti. Quando è il compleanno di Klee, domanda? Adesso poi ti stai morendo brutalmente. Devi cercare di dormire. È il 27 luglio. Penso che sicuramente Albedo è con Itto. Come? Non è Ganyu? No, non può essere con Itto Albedo. No, se c'è Albedo non c'è Ganyu. No, Albedo è con Ganyu. E quindi non è con Itto. No, non è con Itto. Albedo è con Ganyu. Allora sarà subito dopo. Quindi con Itto ci sarà un altro. O un altro personaggio che voglio metterti. Genshin? No, Itto uscirà nella 2.3. Nella prossima, nella 2.3, appunto. Albedo e Ganyu. Tao è nel prossimo. Tao è sempre una 2. Sono abbastanza sicuro che con Itto c'è Albedo. Tao cosa ci sarà? Ci sarà la 2.3. Sì, e lì c'è Itto. Quello sì, quello sappiamo tutti. Però è strano, no, se mettono Itto e Albedo assieme vuol dire che ti fanno uscire tutti i Geo. È un po' strana come cosa. Fanno uscire tre Geo nello stesso è un po' limitante come, diciamo, scelta di elementi. Perché o prendono uno o prendono l'altro. Se c'è la volta. E quindi la Mioia è imprevedibile, no, penso che con Itto o metteranno l'ultimo personaggio che vogliono, tra virgolette, fare qualcosa. Un'altra run di del maledettissimo Child. No. Probabile. No, scherzo. Mi picchio. No. È strano, ma so così. No, per me non è con Albedo. Cioè, Albedo sarà nella 2.4, che dopo esce anche Ganyu, probabilmente. Ganyu e Albedo. Con Itto o provano a far uscire un altro personaggio che è l'ultimo magari di Nazuma, oppure fanno un banner strano, che è più probabile magari verso fine anno, perché comunque metà dicembre fino a inizio gennaio. Ridendo e scherzando, sono tipo a 50 DPD. Ottimo! Non credo. Magari tipo un banner in cui dicono ok, facciamo un super mega banner in cui mettiamo tutti i personaggi di Mondstadt magari. È uno un po' di 18 e infatti alla prossima adesso vado. Infatti ciao vi saluto. No, ride, il maledettissimo ride, a chi lo Vero. Facciamo? Criselia. Va bene, tanto sto toccando la sto facendo io tranquilla. Criselia. Okay. Ottimo e ci vediamo. Ride. Ride. Non okay. Mente e 3 2, 1, 1, ciao! Sì, ciao! Bene, io termino così il mio streaming.